Covid, i dati di oggi in Abruzzo. Si registrano 485 nuovi casi. Angeli del Velino, progetto per educare i ragazzi su come approcciarsi alla montagna. Contrasto alla povertà, il comune di Avezzano introduce novità. Iniziative a tutela del Parco Sirente illustrate in conferenza all'Aquila. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, come avete sentito, sono 485 oggi i nuovi casi positivi registrati in Abruzzo e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 88.379. Bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.595. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 81.290 dimessi perché guariti, 222 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 4.494, 263 in più. 110 pazienti, uno in più, sono ricoverati in ospedale in area medica, 8, 2 in più in terapia intensiva, mentre gli altri 4.376, 260 in più, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.724 tamponi molecolari e 11.968 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 2,59%. Del totale dei casi positivi, 22.411 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 22.245 in provincia di Chieti, 20.966 in provincia di Pescara, 21.898 in provincia di Teramo, 712 fuori regione, 147 sono in corso verifiche sulla provenienza. Avvia il progetto Angeli del Velino. È il primo incontro all'ITIS guidato dal dirigente didattico Piero Buzzelli. Con un collegamento online, gli studenti del liceo classico Torlonia, il liceo psicopedagogico Benedetto Croce, il liceo artistico Bellisario, il liceo tecnico commerciale Galilei, l'istituto agrario Serpieri. È stato caratterizzato dalle lezioni di Andrea Pelliccione e Luigi Bianchi. L'intervento del commissario, capo tecnico psicologo della Polizia di Stato, è stato incentrato su educazione alla legalità, approcciarsi alla montagna con coscienza e consapevolezza, mentre la guida alpina del Collegio Abruzzo ha tenuto la lezione sul come leggere la carta, topografia e cartografia. Primo incontro del progetto di Angeli del Velino, ha ricordato l'assessore gallese nelle vesti di moderatore, apre la serie di lezioni teoriche e pratiche nel corso dell'anno scolastico, dove saranno coinvolti tutti gli istituti superiori della città con il fine di educare i ragazzi alla fruizione della montagna in sicurezza. Per rafforzare la squadra in vista dell'ampliamento dei servizi, dare una mano a chi soffre condizioni di marginalità economica e non solo, il Comune di Avezzano ha chiamato i componenti della rete solidale permanente per l'inclusione sociale e raccolta in municipio. Qui il vice sindaco Domenico Di Berardino ha illustrato la platea di operatori già presenti nella rete da rinnovare, gli obiettivi alla base del nuovo avviso in uscita. Vogliamo introdurre ulteriori strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ha spiegato Di Berardino, con una risposta corale di squadra che sia capace di andare oltre i buoni risultati ottenuti da quando è stato avviato il progetto Rete Solidale. L'amministrazione di Pangrazio punta ad attivare tutte le risorse disponibili, anche dal piano nazionale, tramite una programmazione omogenea e un unico centro di raccordo. Spazio quindi a due novità. Nel nuovo avviso
In via di pubblicazione sarà inserita la rete solidale per famiglie, For Family, che nascerà sulla scorta dell'esperienza positiva del centro territoriale Marsica Famiglie Fragili e il tavolo della povertà. Spazio quindi alle associazioni di volontariato, agli enti filantropici, le cooperative e le imprese sociali e altre imprese sociali e le fondazioni che potranno aderire per promuovere il benessere delle famiglie con servizi e interventi. Il prossimo anno, ormai alle porte, sono previsti due importanti appalti per lavori lungo via 20 settembre. Marciapiede con pista ciclabile che collegherà Avezzano da via dei Gladioli con la frazione di San Pelino a via De Paul, il rifacimento del manto stradale da piazza Castello all'intersezione con via Brunelleschi. Ora sono scattate le procedure finali per la verifica dei requisiti a prepista della stipula del contratto con le imprese. In linea con la tabella di marcia, afferma il vice sindaco di Berardino, all'inizio del 2022 l'amministrazione di Pangrazio avvierà la realizzazione dei due importanti lavori per eliminare le annose criticità lungo via 20 settembre e migliorare la qualità della vita dell'utenza debole, nonché l'appeal della zona commerciale sul versante Celano Valle del Giovenco. Con gli interventi in partenza, il fosso sul lato sinistro di via 20 settembre in direzione San Pelino sarà coperto, mentre nella parte sottostante saranno installati i tubi per la raccolta delle acque bianche, mentre sul nuovo marciapiede ci sarà spazio per i pedoni e la pista ciclabile. Su via 20 settembre invece i lavori prevedono il rifacimento del manto stradale, la sistemazione dei dossi e il riallineamento dei chiuseni da via Roma all'intersezione con via Buonarroti. Il vicepresidente della Giunta regionale, assessore Parchi, Emanuele Imprudente, è intervenuto oggi in conferenza stampa all'Aquila, 4 mesi dall'insediamento della nuova governance del Parco regionale Sirente Velino, per fare il punto delle attività di rilancio messe in campo insieme al presidente Francesco D'Amore, al direttore Gino Chiucchiarelli e al presidente della comunità del parco, Mario Cercarelli, in rappresentanza dei comuni. Imprudente ha espresso apprezzamento e orgoglio per i risultati raggiunti. Un salto di qualità importante, ha dichiarato il vicepresidente, che pone il parco in una dinamica completamente diversa, dove l'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta. In campo una serie di iniziative che erano ferme da anni e riguardano l'aggiornamento del piano del parco, il piano antincendio e la realizzazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Tra le altre attività elencate, la costituzione della Green Community del Parco regionale Sirente Velino, con l'adesione di 22 comuni più Raiano e Lucoli, l'adesione al progetto Informazione ed Accoglienza Turistica nel Parco Naturale regionale Sirente Velino con contributi e comuni per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza e iniziative di promozione turistica di interesse locale in maniera associata per qualificare il servizio sul territorio, ma anche la trasformazione della sede in centro visita con ristrutturazione della casa del custode come punto di accoglienza, recupero dei vecchi rifugi ex comunità montana ormai detrattori ambientali e costruzione di un modulo autonomo prototipo Sirente Velino. Particolare attenzione è stata posta poi agli itinerari sentieristici e alla loro fruizione e maggiore sicurezza. Ascoltiamo ora le dichiarazioni proprio del vicepresidente Emanuele Imprudente. A 4 mesi dall'insediamento della nuova governance, facciamo un attimino il punto di quello che è stato, di quell'iniziativa di rilancio che abbiamo messo in campo, che ha messo in campo tutta l'azione della strategia della governanza del parco. Innanzitutto si è costituita con l'elezione del Presidente e il Consiglio di Amministrazione
con una votazione unanime sul Presidente, segno che era volontà da parte dei territori di esprimere un loro Presidente che fosse un'indicazione dei sindaci, che fosse un'indicazione di quella comunità, che era poi il segno reale di quella che doveva essere lo spirito della legge, che è stato lo spirito della legge che qualcuno ha erroneamente interpretato in maniera diversa. All'interno di questo discorso, in questi 4 mesi il parco è partito con tutta una serie di iniziative che erano ferme da tantissimi anni, con l'aggiornamento del piano del parco, che è lo strumento fondamentale perché è fermo da 32 anni che si aspettano che ci sia questo importante strumento. È stato avviato il percorso per la realizzazione del piano antincendio, cosa che questo parco non aveva fino ad oggi. Elemento fondamentale e caratterizzante è invece l'azione che si sta mettendo in piedi per la realizzazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Questa certificazione sarà lo strumento fondamentale su cui si caratterizzerà quella che sarà l'azione vera di promozione, ovviamente partendo dalla base che è la conservazione, ma della qualità turistica e di un itinerario e di un percorso che la metta al centro di quelle che sono sostanzialmente gli itinerari internazionali. Quindi un salto di qualità vero, importante, che porrà il Parco Regionale di Silente Velino in una dinamica completamente diversa rispetto a quella che è stata oggi. E in questo momento si sta governando quel parco con la comunità del parco, con il Consiglio di Amministrazione, in una forma che dove è tutto il territorio, di destra, di sinistra, di centro, partecipe alle scelte che ci sono. Altra iniziativa importante che è in piedi, che si sta realizzando proprio in questo periodo, è anche l'intervento di messa in sicurezza sulle strade riferite ai danni da fauna selvatica. Il primo strumento insomma, che viene attuato è che la realizzazione di una serie di dissuasori e di tutta una serie di azioni che servono proprio per mitigare diciamo, quello che è questo tipo di problema che c'è non solo in quest'area protetta ma c'è un po' in tutta Abruzzo e in tutta Italia. Parallelamente a questo insomma, sono avviate le vendite dei nuovi percorsi sentieristici, sono avviati la realizzazione di un grande anello intorno a, tutto il parco, proprio per, in termini di nuovo turismo, turismo lento e bike, una realizzazione di un parco sostenibile, un parco che mette al centro il territorio, mette al centro ovviamente la natura, la conservazione, ma inizia quella fase di apertura alle opportunità che devono essere colte da quel territorio, ovviamente dall'Abruzzo nella sua completezza. Sono 743 le firme per il restauro della statua di Vito Taccone. Promotori della petizione sono stati accolti dal Presidente della Commissione Sport e Cultura, Nello Simonelli, presso il Comune di Avezzano, dove hanno spiegato le ragioni della loro iniziativa, mirata a rendere onore al Camoscio d'Abruzzo. Intento comune con l'amministrazione che, proprio in onore dell'indimenticato campione avezzanese, avviato la riqualificazione del velodromo, i lavori infatti sono in corso, nell'area della Pineta, titolato proprio a Taccone. Simonelli comunque ha confermato la volontà di portare la questione in commissione per arrivare alla scelta finale. Porte aperte al confronto, quindi no alle strumentalizzazioni politiche. In quest'ottica Simonelli porterà le istanze della commissione, comprese quelle della scultrice Eleonora Morelli e dei componenti del comitato, mirate a posizionare la statua in piazza Cavour per ricordare appunto il Camoscio d'Abruzzo in città come eroe della strada che parli a tutti e non solo agli sportivi. L'Azione Cattolica Diocesana spegne 110 candeline e celebrerà questo importante anniversario alla presenza del Vescovo Giovanni Massaro il 5 dicembre alle ore 17 nella Cattedrale di Avezzano. Tra musica, testimonianze, gioia, preghiera, il Presidente Diocesano Massimiliano De Foglio introdurrà due ospiti speciali: Emanuela Gitto, vicepresidente nazionale del settore giovani, e Leonardo Di Battista, delegato regionale Azione Cattolica di Abruzzo e Molise. A seguire poi la messa presieduta dal Vescovo Giovanni Massaro in occasione del suo 29° anniversario di ordinazione presbiterale. Durante la celebrazione consegnerà le tessere per l'adesione a ciascun presidente parrocchiale. Una lunga storia ricca di doni preziosi, quella dell'Azione Cattolica Diocesana che ha attraversato la storia della Marsica fino ad oggi.
Ed ora passiamo alla pagina di cronaca. Il personale della squadra mobile della Questura di L'Aquila ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne. Il 6 novembre scorso, personale della Polizia di Stato e della locale compagnia dei Carabinieri è intervenuto tempestivamente presso i portici di San Bernardino, dove una ragazza di 13 anni in lacrime riferiva di essere stata appena abusata sessualmente. Dai primi accertamenti è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti, in particolare dalle numerose testimonianze e dall'estrapolazione di immagini da alcune telecamere. È stato possibile presentare numerosi elementi probatori alla Procura della Repubblica per i minorenni, che ha raccomandato il massimo riserbo, dovuto soprattutto in vicende che coinvolgono minori, in particolare con riguardo alle notizie riportate dagli organi di stampa. Da ulteriori indagini è stato possibile raccogliere le denunce di altri episodi analoghi commessi dalla 17enne nei confronti di altri minorenni, avvenuti sempre nel capoluogo. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire inoltre un episodio di tentata rapina commessa sempre dal minore nei confronti di una quarta ragazza, anch'essa minorenne. E ci spostiamo nel comprensorio sulmonese. I carabinieri hanno denunciato un trentenne italiano colpito da un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Sulmona. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della diffusione della pandemia da Covid-19, una pattuglia ha proceduto a controllare i clienti di un ristorante al fine di verificare il possesso delle certificazioni verdi, il cosiddetto Green Pass. Sebbene tutti gli avventori siano risultati titolari del citato documento necessario per accedere ai servizi di ristorazione e non siano emerse violazioni specifiche, dal controllo in banca dati è stato accertato che un cliente, un trentenne di Milano, era gravato da un provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Sulmona per un anno, notificato di lo scorso gennaio. L'uomo pertanto è stato denunciato in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per l'inottemperanza alla citata misura di prevenzione. Sabato 4 dicembre, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano di Caruscino, si terrà l'ultimo appuntamento del percorso diocesano di approfondimento sui temi della lettera apostolica di Papa Francesco. I 7 incontri di catechesi e dialogo sono stati curati da diversi sacerdoti marsicani. Gli interventi, svoltisi con cadenza mensile, hanno avuto la finalità di approfondire la vita di San Giuseppe e contestualizzarla nella nostra società. Sabato 4 dicembre, alle ore 17, il percorso terminerà con la messa presieduta dal Vescovo Giovanni Massaro e sarà celebrata dai sacerdoti che hanno curato appunto la catechesi. La Giunta regionale dell'Abruzzo, su proposta dell'assessore al bilancio Guido Liris, ha approvato lo stanziamento di 29,6 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell'ente. In particolare, l'esecutivo ha dato il via libera ad una variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per l'iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate per soddisfare le richieste di variazioni pervenute da servizi e dipartimenti della Regione. La voce più sostanziosa riguarda il Dipartimento della Sanità, al quale sono andati oltre 21.000 euro per il fondo rimborso delle spese sostenute per l'emergenza sanitaria Covid-19, e il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, al quale sono stati assegnati oltre 7 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile e infrastrutture di supporto. Stanziati poi 412.000 euro destinati a rimborso per l'acquisto di farmaci innovativi, 483.000 per interventi di capacity building a favore degli ambiti territoriali nell'ambito dell'inclusione 2014-2020 e 191.000 euro all'Agenzia Coesione Territoriale per contratti di lavoro per l'autorità di gestione. Sono partiti i bonifici per 1.929 aziende per un ammontare di circa 4,7 milioni di euro. Legge fortemente voluta dal Prima Cura Abruzzo 1 post-Covid
per i beni strumentali. Sebbene questi contributi si siano lasciati attendere, esprimiamo soddisfazione, dichiara D'Incecco della Lega, perché 1.929 aziende della nostra regione riceveranno rimborso per l'acquisto di beni strumentali sostenuti durante il Covid e che si aggiunge alla prima tranche dei rimborsi per oltre 2.000 aziende. Una misura fortemente voluta dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier, per la quale erano stati stanziati in prima battuta 6 milioni di euro e successivamente, grazie alla rimodulazione dei fondi, altri 6 milioni per coprire tutta la graduatoria. E questa era l'ultima notizia. Quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet, che è antena2tv.it, o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.